Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. L'ultima volta abbiamo visto queste due belle fanciulle di cui sappiamo poco, anche se sono abbastanza sicura che questa ragazza con i capelli viola azzurrini altro non sia che la zia scomparsa di Megami. Dopodiché Yandere Dev ha rilasciato delle altre immagini e questa in particolare è veramente molto molto sfocata. Si tratta di uno dei nuovi ambienti che ci sarà nel prossimo update, quello delle 10 rivali. Ma che cosa ci doveva fare qui il giocatore? È una scena di gameplay? È la scena di una cutscene? Si parla per caso di una missione di Befriend e Betray? È un luogo dove potrà avvenire un minigame di picchiaduro? E quella roba blu che si intuisce è acqua oppure un semplice tappeto? Io non ho idea di cosa rispondervi, secondo me è una stanza, però potrebbe essere una palestra, non ne ho la minima idea, è veramente sfocato e non so veramente cosa potrebbe rappresentare, potrebbe essere anche un ufficio, una nuova stanza di una pseudo info-chan, non ne ho idea, ditemi secondo voi cosa potrebbe essere. Andiamo avanti con gli spoiler, adesso vediamo quella che a me sembra chiaramente una strada. Infatti Andre Dev ha scritto sotto questa foto che anche questa ovviamente è una scena ambientale. Ma che cosa succederà in questa scena? Ci sarà una lotta? Ci sarà una cutscene? Shopping? Secondo me potrebbe essere una veste differente della zona in cui Ayano può fare shopping e può acquistare cose durante il giorno o la sera, però penso che sia troppo presto per dirlo. Potrebbe essere anche una zona speciale che magari si sblocca soltanto con determinate rivali, chi lo sa, però effettivamente si vede che è una zona all'aperto, ecco, e questa sicuramente è una strada con dei negozi e delle insegne luminose. Andiamo avanti e qui abbiamo addirittura più di una fotografia. Yandere Dev ha deciso di condividerne più di una perché sono tutte particolarmente sfocate. Qui abbiamo una ragazza che cammina verso qualcosa, potrebbe anche qui sembrare la palestra della scuola e questa potrebbe essere la nuova Yandere protagonista, però è difficile dirlo, dall'inquadratura direi che è la protagonista questa. E anche qui vedo che c'è un'altra persona, spero che non sia tipo impiccata o roba del genere ma soltanto distratta, forse ha buttato un oggetto a terra che quell'altra persona sta vedendo, forse è un insegnante perché è più alta, non lo so. E visto che al centro della scena c'è ancora la protagonista, suppongo che quella sia la nostra nuova Yandere. Anche qui sembrerebbe che ci sia una persona con la faccia rivolta verso il muro, mi viene da pensare che potrebbe essere una missione stealth questa perché l'edificio mi sembra avere un po' di coerenza. E poi qui vediamo anche, non so, potrebbe essere una metropolitana, delle scale, non lo so, anche in questo caso. E qui c'è una grossa palla arancione e un'altra persona. Potrebbe essere che dobbiamo intrufolarci in casa di qualcuno per fare cose come per Osana che dobbiamo salvare il suo gatto e quindi dobbiamo entrare in casa dello stalker. Non ne ho la minima idea. Yandere Dev ha deciso di mostrarci un po' di ambienti di gioco, un minimo di gameplay, ma sono foto talmente scure e talmente sfocate che riuscire a capire che cosa nascondano diventa molto difficile, ecco. Ma come sempre, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa pensate che nascondano tutte queste magiche foto. E oltre alle foto sfocate, il 13 settembre Yandere Dev ha rilasciato qualcosa che invece è perfettamente visibile e che suppongo si trovi nel club di giardinaggio. Eccolo qua! Sembra un bidone messo sull'erba davanti a una siepe. E a che cosa potrebbe servire? Suppongo sia un bidone o qualcosa del genere, forse un contenitore metallico più generico, non lo so. Che cosa potrebbe significare? Qui c'è anche un annaffiatoio, anche questo dovrebbe avere qualche utilità all'interno del gioco, ma anche per stavolta Yandere Dev sceglie di non dirci niente se non il fatto che questi due oggetti possono essere utilizzati per uccidere qualcuno. Vorrei pensare che questo sia un bidone contenente della benzina come in alcuni videogiochi che gli spari e salta per aria, però cosa c'entra allora l'altro oggetto? Non lo so, sono tutte cose che scopriremo prossimamente. Il 14 settembre il nostro Yandere Dev ha rilasciato un'altra immagine non censurata. Stavolta si tratta di una silhouette. Ancora non si sono viste delle artwork ufficiali per quanto riguarda i nuovi personaggi che saranno nell'update delle 10 rivali. Tuttavia possiamo vedere questa silhouette e non sappiamo se appartiene a una rivale, a un'amica, a una cattiva, a una via di mezzo oppure addirittura alla protagonista. Secondo me, per come è strutturata questa immagine, dovrebbe appartenere a una professoressa o comunque a un'adulta.
Questo è il tipo di fisico che Yandere Dev sceglie solitamente di dare alle persone già adulte, come all'infermiera oppure alla prof sexy Amidarana Muyakina. Secondo me una studentessa non avrebbe mai questo tipo di corporatura, perché è veramente troppo adulta. Una corporatura da studentessa dovrebbe essere un po' più snella e con meno curve, o almeno così è sempre stato nel mondo di Yandere Simulator, poi la vita reale è un'altra cosa. Anche per via della forma della gonna, per via del fatto che probabilmente si sta tenendo gli occhiali e per i capelli raccolti, continuo a pensare che deve essere un insegnante o tutt'al più un'adulta di qualche tipo, non comunque una studentessa e probabilmente neanche la protagonista. Se poi mi sbagliavo sarò felice di ammetterlo, perché alla fine è soltanto una silhouette e io posso soltanto fare delle ipotesi. Insomma, ormai un minimo quadro della situazione di quello che sta per uscire ce lo stiamo facendo. Anche perché alla fine, dopo tutti questi giorni di spoiler, di cose ne stiamo cominciando a sapere parecchie. Sappiamo che la camera di Ayano è diversa, sappiamo che c'è una ragazza con una certa faccia, sappiamo che ci sono degli ambienti in cui il giocatore dovrà fare cose, però è troppo presto per fare delle anticipazioni. Non appena uscirà il nuovo aggiornamento con le 10 rivali, probabilmente dedicherò a una serie di video e live a tutto quello che ci sarà da fare. Ovviamente ci vorranno più video e più live, perché sarà comunque una demo molto lunga. Perciò preparatevi a vedere parecchi video quando non ho troppo da lavorare e anche qualche live. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando, speculate nei commenti, perché sono molto curiosa di sapere il vostro parere al riguardo. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo degli spoiler e Kiria Eternal Love. Ciao! E mi raccomando, ditemi se secondo voi questo è veramente un tappeto o è semplicemente dell'acqua. Secondo me è un tappeto. Ciao ciao!